Amici della cucina, oggi un classico primo piatto italiano, pasta al ragù di carne. 300 g di spaghetti, 5 pomodori, 400 g di trito di bovino, mezza cipolla e un spicchio d'aglio. Portiamo l'acqua a bollore. Piccole incisioni a croce sui pomodori che andiamo a sbollentare per 4 minuti. Affettiamo e tritiamo la cipolla. E vai con l'aglio. Sbollentati i pomodori, versiamoli dentro al mixer. Un filo d'olio evo, due foglioline di basilico e vai, frulliamo. Questo sì che è sugo di pomodoro. Un filo d'olio evo e giù la cipolla a friggere. Dopo essersi rosolata, versiamo la carne trita di bovino e sfumiamo con del vino rosso. Un'aggiunta di sale e del pepe. Adesso che tutto è ben rosolato, versiamo il freschissimo sugo di pomodoro al profumo di basilico. Chiudiamo e lasciamo cuocere. Nel frattempo buttiamo giù i spaghetti. Di tanto in tanto ricordiamoci di dare una mescolata. E prima che lo spaghettone arrivi al dente, immergiamolo nel suo pomodoro. Così. Ancora un'ultima mescolata e ci siamo. Che sugo al profumo di basilico. Ed ecco il spaghettone pronto per essere impiattato. Ed ecco il piatto semplice italiano, spaghetti al ragù di carne.